Buongiorno e benvenuti a questo nuovo incontro di Giffoni Winter Edition. Siamo collegati con Giffoni Live, ma vi ricordo che potete seguirci su tutti i nostri canali social per l'incontro organizzato in collaborazione con Bayer, da Pinocchio a Masterchef, masterclass su alimentazione e ambiente. E a questo proposito diamo il benvenuto ad Antonio Pascale, autore televisivo e teatrale, ispettore agrario presso il MIPAF, collabora con il Corriere della Sera, il Foglio, il Mattino, Mind e le Scienze e si occupa di divulgazione scientifica. Ciao Antonio. Ciao a tutti, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a te e benvenuto. E diamo anche il benvenuto ai giurati collegati con noi. Antonio, la prima cosa che io ti chiederei prima di lasciarti la parola è sul titolo, che mi ha incuriosito molto. Perché hai scelto questo accostamento da Pinocchio appunto a Masterchef? Perché sono due è materia pop, insomma, sia Pinocchio ormai è pop, sia Masterchef è pop, e quindi possiamo utilizzarli per raccontare la lunga storia del mondo in poche battute, perché il tentativo che cercheremo oggi di portare a termine è proprio questo: una lunga storia del mondo e dell'agricoltura in pochi minuti. Vediamo se riusciamo a ottenere questo risultato. Perfetto, allora io ti lascio la parola e poi ricordo anche ai giurati in collegamento che possono prenotarsi per poi eventualmente alla fine della tua esplicazione per farci qualche domanda. Lascio a te la parola. Va bene, io qua ho un po' di oggetti di scena, questa è una riga. Se noi consideriamo la storia del mondo e la svolgiamo, la dipaniamo lungo questa riga, la lunga storia del mondo, diciamo da 10.000 anni a questa parte, data simbolo dell'invenzione dell'agricoltura, noi possiamo vedere che questo mondo, questa storia, si divide in due blocchi, in due paesi appunto, il paese di Pinocchio e il paese di Masterchef. È tutto qua, possiamo anche andarcene, abbiamo finito. Il paese di Pinocchio ha delle caratteristiche. È molto lungo, cioè occupa quasi tutta la riga, fatta 10 la riga, 9 centimetri più sono occupati da Pinocchio. Soltanto l'ultimo centimetro, l'ultimo mezzo centimetro è occupato dal paese di Masterchef. Ora, perché Pinocchio e perché Masterchef? Veniamo alla questione. Pinocchio, grande romanzo italiano, Collodi, Carlo Lorenzoni, cominciò a uscire a puntate nel 1881. Sappiamo che la storia di un burattino che disperatamente cerca di rimanere agganciato alla sua infanzia, però è anche uno dei più belli, struggenti racconti della fame, della malattia e della miseria che noi abbiamo in Italia. Tutti i protagonisti di Pinocchio hanno un solo desiderio, mangiare. Tutti i protagonisti Pinocchio condividono uno stesso sogno, raggiungere un paese, il paese dei Balocchi, dove tutta la mercanzia è a loro disposizione. Questo paese di Pinocchio è durato tanto a lungo, appunto, e per avere soltanto una misura del paese di Pinocchio che ciò identifichi bene, possiamo usare l'aspettativa di vita. L'aspettativa di vita durante il lungo percorso del paese di Pinocchio non è mai cambiata. Era 35 anni, 10.000 anni fa, era 35 anni nel 1881, quando Pinocchio uscì. Non è che tutti morivano a 35 anni, l'aspettativa di vita è la differenza tra le persone che muoiono presto e quelli che poi riescono a vivere più a lungo, e in quell'epoca tanti bambini morivano, tante persone non arrivavano all'adolescenza, quindi si abbassava l'aspettativa di vita. Bene, questo paese di Pinocchio ci ha abbandonato e ora siamo nel paese di Masterchef, cioè il paese dell'abbondanza, dove il paese dei Balocchi desiderato da Pinocchio e dai suoi amici, in realtà, se noi entriamo in un qualsiasi supermercato,
è proprio quel tipo di desiderio che i protagonisti Pinocchio speravano si concretizzasse. Ecco qua, ce l'abbiamo adesso. Come abbiamo fatto? Quali sono i benefici e quali i costi? Bene, se questa storia mi sembra troppo teorica, io che faccio lo scrittore, userò un personaggio. Questo personaggio è stato il rappresentante principale del paese di Pinocchio e anche il primo rappresentante del paese di Masterchef. Adesso ve lo mostro e voi sicuramente direte: ah, ma questo lo conosco. Regia, vai. No, non ditemi che non lo conoscete, che non vi credo. Mio nonno Antonio, contadino meridionale, mio nonno è tale e quale i vostri nonni. Mio nonno è stato appunto qui, vedete, rappresentato con l'unico vestito della festa che aveva. Avevo soltanto un vestito e un paio di scarpe. Mio padre mi ha raccontato che una volta lo indossò questo vestito per andare a un matrimonio. Quando tornò il cane, Totonno si chiamava il cane, non lo riconobbe, lo aggredì. Bene, mio nonno appunto è stato il rappresentante del paese di Pinocchio, insieme ai vostri nonni, è un unico blocco. Se mio nonno con una macchina del tempo fosse stato trasportato, che ne so, nel 1600, il 1500, il 1300, ma neanche si sarebbe accorto della differenza, avrebbe continuato a fare l'agricoltura come la faceva a fine 800. Quindi è un buon rappresentante. Per dirvi anche una caratteristica del paese di Pinocchio che mio nonno ha rappresentato, pensate che quando andò in guerra, un gruppo di suoi amici che venivano dallo stesso paese, Piedimonte Matese, questo gruppo di amici fu accusato di diserzione perché non avevano rispettato, non avevano obbedito all'ordine di un tenente piemontese, il quale aveva detto: non bevete l'acqua di questo torrente perché gli austriaci l'hanno avvelenata. Loro avevano bevuto lo stesso. E il tenente, arrabbiatissimo, aveva minacciato la corte marziale. Voi vi avvelenate apposta, così andate in infermeria e non in trincea. Vi mando in corte marziale, ma neanche c'erano arrivati in corte marziale perché si era chiarito l'equivoco. Non avevano disobbedito agli ordini, non li avevano capiti gli ordini, perché parlavano un dialetto stretto, un dialetto della loro zona. E non avevano ancora imparato a parlare l'italiano. Questa è una caratteristica di tante persone che hanno attraversato il paese di Pinocchio. E mio nonno è stato anche però il primo rappresentante del paese di Masterchef, cioè è riuscito a portare avanti il testimone e a cambiare le tecniche di produzione e dunque a migliorare. Voi dite: vabbè, ma tu prendi il tuo nonno perché tuo nonno è tuo nonno e ci sei affezionato, e questo è verissimo. Ma c'è un'altra caratteristica che fa di mio nonno il testimone principale di Pinocchio, ed è appunto il modo di fare agricoltura. La cosa incredibile è che l'agricoltura, lungo questo, diciamo, lungo questo periodo, non è tanto cambiata. Per testimoniare ciò, possiamo prendere la resa media del frumento, dei cereali in genere, resa media, differenza tra seminato e raccolto, e vedere a quanto ammontava. Per esempio, in epoca romana, a quanto ammontava? Qui è facile, abbiamo fatto i calcoli e le comparazioni, possiamo dire che da un ettaro di terreno si otteneva una tonnellata di cereali, resa media. Quindi c'è un rapporto facile da ricordare, uno a uno. Ecco qua, uno a uno. Cioè un ettaro di terra, una tonnellata di cereali. Facile da ricordare, no? Facciamo un gioco. Qui abbiamo il nostro mondo. Prendiamo delle date simboliche di snodo e vediamo quando cambia questo rapporto. Allora, salterei il Medioevo, arriverei al 1500. Anzi, proprio 1500 è data simbolo perché Michelangelo comincia a scolpire la Pietà, insomma. Siamo in pieno rinascimento. Quant'è questo rapporto?
È sempre 1-1. Va bene, facciamo un salto. 1609, data simbolo perché Galileo Galilei da Padova, agosto, comincia a guardare il cielo e dice: ma in effetti, qualcosa si muove. Quindi dà inizio al metodo scientifico, con tutto quello che poi ne conseguirà. E quant'è questo rapporto? È sempre 1-1. 1751, Diderot e D'Alembert, due illuministi, pubblicano il primo volume dell'Enciclopedia, quindi tutto il sapere finalmente racchiuso in un libro. Quant'è il rapporto? È 1-1. 1789, Lady Oscar muore sotto la Bastiglia, buttando nello sconforto generazioni di adolescenti come me, il rapporto è sempre 1-1. 1860, seconda fase della rivoluzione industriale, è 1-1. 1900, Freud scrive l'interpretazione dei sogni, è sempre 1-1. In realtà la produzione media comincia a cambiare, a migliorare, quindi diventare 1-2, 1-3, nei primi anni del Novecento e insomma cresce tantissimo nella seconda metà del Novecento, dopo la seconda guerra mondiale. Perché non cresceva l'agricoltura? Che cos'è che non andava? Non andavano delle cose. La prima era che c'era il maggese. Il maggese è una tecnica agronomica che permette di utilizzare una parte del campo e di lasciare a riposo l'altra parte del campo. Però così facendo, naturalmente, in assenza di rotazioni, tu perdi il 50% della produzione. Dobbiamo aspettare tempo perché si cominciassero a diffondere le buone rotazioni. Secondo motivo è che i contadini erano soggetti a dazi, tasse, e a tante altre cose così opprimenti che allora non conveniva quasi innovare. Quindi erano sempre un po' servi di qualcuno. Quindi motivi agronomici e motivi economici fanno in modo che Pinocchio resta appunto stabile per tanti anni. E poi arriva appunto Masterchef, cioè arrivano delle innovazioni importanti. Cominciamo a capire qual è la fisiologia delle piante, di cosa hanno bisogno le piante per crescere. Cominciamo a proteggere le piante dai patogeni e dagli insetti. Cominciamo a migliorare la pianta con strumenti più efficaci e la produzione comincia a crescere. E il mondo cambia completamente. Vi faccio vedere con la seconda e ultima slide come è cambiato il mondo in un breve volgere di tempo. Vai, regia. Ecco qua, questa sembra una slide difficile da interpretare, ma non è così difficile. Per tutto l'ha elaborato Robert W. Fogel, premio Nobel per l'economia nel 1993, mi sembra. In questa slide mette in correlazione, cioè due variabili che si muovono insieme, sull'asse verticale, cioè sulle ordinate, la crescita della popolazione, partendo sempre da 10.000 anni fa. E sull'asse orizzontale, sugli ascisse, l'innovazione tecnologica. Come è cambiata la popolazione rispetto all'innovazione tecnologica? Come vedete, non capita quasi nulla, cioè la popolazione per millenni non cresce, non cresce, nonostante ci fossero delle innovazioni. Voi pensate semplicemente all'anno 1000, mentre insomma, l'Occidente cominciava a uscire un po' dalle invasioni barbariche, l'Oriente, la Cina, aveva la dinastia Song era innovativissima, aveva creato delle cose tipo bonifiche nuove, strumenti di controllo per le piante, ottimi. E nonostante questo, la produzione quella era. Pensate a Firenze nel 1300, era una città ricchissima, tutta l'Italia centro-meridionale e centro-settentrionale era ricca, ricca, c'erano i mercanti, nel 1300
1252 era stato coniato il fiorino, la moneta girava, eppure la produzione non saliva. Non saliva e la popolazione rimaneva stabile. Dobbiamo aspettare il 1800, cioè la fine delle campagne napoleoniche, 1812, per vedere il primo miliardo e il 1924, se non sbaglio, per vedere il secondo miliardo. E poi guardate come sale tutto improvvisamente. Fogel, che ha elaborato questo grafico, etichetta il XX secolo, dice che è stato un secolo notevole, meraviglioso. Certo, uno dice Fogel, ma meraviglioso, come meraviglioso? È un aggettivo forte, due guerre orribili, un genocidio, cosa c'è di meraviglioso nel XX secolo? E dice, guarda, avete ragione, per carità, però è il secolo in cui noi abbiamo sconfitto la fame, la carestia e le malattie, cioè le tre piaghe che hanno falcidiato con sadico cinismo la vita dei nostri antenati sono state eliminate. E Fokker dice: merito anche della migliore alimentazione. Cioè il paniere di beni che prima era tanto ristretto, misero, in fondo era pane e olio che davano le calorie. Questo paniere di beni un po' si allarga, si mangia meglio, la qualità degli alimenti aumenta, anche la diversità, e il nostro corpo si fortifica. Tutte quelle malattie che hanno distrutto i nostri antenati, causate spesso dalla fame, quindi da un apparato immunitario più debole a causa della fame, quelle malattie un po' piano piano si spengono, anche grazie a delle pratiche igieniche e a due o tre scoperte notevoli come gli antibiotici. E insomma, con un corpo più risanato siamo stati in grado di accelerare l'innovazione tecnologica. E tutto cambia. Guardate quante cose sono state scoperte nel XX secolo. È incredibile. E la popolazione cambia. Per farvi un gioco, per capire come cambia la popolazione, in fondo, quando io sono nato, 1966, al mondo c'erano solo 3 miliardi, 3 miliardi e mezzo di persone. Se prendiamo queste tazze da caffè e supponiamo che ogni tazza sia 1 miliardo, la situazione del 1966 era molto semplice. 2 miliardi di persone povere, 1 miliardo di persone benestanti. E questo è tutto. Poveri che significa? I demografi dicono che i poveri hanno famiglie numerose e non riescono a risparmiare abbastanza. Diciamo, quello che risparmiano lo spendono per comprarsi le scarpe. Quindi 2 miliardi di persone avevano famiglie numerose, 5, 6, 7 persone, e come simbolo della loro possibilità di consumo avevano le scarpe. I benestanti, beh, famiglie meno numerosi. Nel 1966 la media di figli per donna era 2. È il simbolo che evidenzia il loro status, e beh, era l'automobile. Quindi qua c'erano le scarpe, poi c'era un grande vuoto tra i due, e poi c'erano 1 miliardo di persone che avevano famiglie meno numerose e scarpe. 1974, io faccio la mia prima vacanza a Rimini e arriva un altro miliardo di persone. 1987 faccio la seconda vacanza a Londra e c'è un altro miliardo di persone. 1999 non ho fatto niente se non sbaglio, ma c'è un altro miliardo di persone. 2010 ho scritto un articolo sul Messaggero di Roma per dare il benvenuto alla bambina del Bangladesh che simbolicamente portava la cifra a 7 miliardi. 7 miliardi. Adesso quanto siamo? Siamo 8. Ecco qua. Abbiamo aggiunto un'altra tazzina. Nel giro di 54 anni, cioè la mia vita, la popolazione si è più che raddoppiata. Interessante capire come sono disposti adesso queste persone, dove stanno, com'è la scala del mondo rispetto a quanto sono nato.
Sempre i demografi dicono questo: noi non siamo più dove eravamo negli anni 60. Ovviamente siamo un po' più avanti, siamo qua. Adesso il simbolo che ci identifica è l'aereo, non più l'automobile, nel senso che con più facilità riusciamo a prendere l'aereo a viaggiare. 1 miliardo di persone, in realtà sono 700.000 e pare stiano in ribasso, anche se negli ultimi anni sono fermati, è sempre qua e è affamato ancora, cioè ha cronicamente fame. 1 miliardo è uscito dalla fame, si può permettere la bicicletta, 3 miliardi di persone sono qui in mezzo e hanno la moto, 2 miliardi sono esattamente dove eravamo noi, negli anni 60 e quindi hanno la macchina. Ok, questa parte qui del mondo si può dire sta passando nel paese di Masterchef, questi già ci stanno, questa parte qua sta arrivando nel paese di Masterchef, cioè hanno anche loro i benefici che noi abbiamo visto negli anni passati. Infatti l'aspettativa di vita a noi è tanto aumentata, siamo 82 anni, cioè 82 anni è un termine lunghissimo di vita rispetto alla nostra natura biologica, è davvero un passo in avanti e quasi tutti questi qui stanno da vicino a noi, tra i 70 e gli 80. Qui è ancora bassa l'aspettativa di vita perché c'è ancora la mortalità infantile. Vediamo delle caratteristiche che ha questo mondo, belle e brutte. Io direi, cominciamo dalle belle, buone notizie. La mortalità infantile è quasi sparita. Qui non c'è proprio, oggi se muore un bambino fa notizia in tutto il mondo, se muore un bambino giovane, insomma, non lo accetteremo mai, e giustamente. Qui è tanto alto ancora. La mortalità delle donne per parto, prima era tanto alta nel paese di Pinocchio, è quasi sparita. È sparita anche in quei paesi africani, in quei stati africani, dove qualche anno fa era alta. Sta migliorando. Qui è ancora alta, ma da noi è quasi sparita. Un altro indice importante è il numero di figli per donna. Questo è interessante. Perché, dicono i demografi, questo indice è correlato col benessere. Più soldi si hanno, più si è benestanti, meno figli si fanno, per varie ragioni. Ok, noi, cioè i paesi ricchi, le donne fanno 1,5 figli a testa, che è proprio il nostro dato. Noi siamo ancora più bassi, l'Italia sta quasi a 1, ma insomma 1,5 è il dato che più facilmente viene sottolineato. Quando ci proviamo a chiedere a un cittadino, ma secondo voi in India, in Bangladesh, le donne quanti figli fanno? Lo sapete che molte persone, anche competenti, dicono 5-6. Lo dicono che erano 5-6. E invece non è vero. In India e in Bangladesh i dati ci dicono che le donne fanno 2,5 figli a testa, quindi è tanto, tanto ridotto. Perché? Perché? Perché, come dice Hans Rosling, lo statistico svedese, molto bravo, da cui io rubo un po' questa scenetta dei tazzi e dei bicchieri, lì è arrivata la lavatrice. La lavatrice è il simbolo di Masterchef. Perché? Va bene, escono i panni puliti. Ok, perfetto. Ma c'è un'aggiunta. Mia nonna, contadina meridionale, passava 3 giorni al fiume per pulire i panni a mio nonno e a tutta la sua famiglia. Questo facevano. Poi tornava a casa, doveva cucinare per l'uomo, non si poteva sedere a tavola perché prima mangiavano gli uomini e poi si sedeva lei. Insomma, vecchie tradizioni, non solo della mia famiglia, ma tradizioni contadine diffuse. Bene, ora, quando arrivò la lavatrice, insomma, mia nonna mica ci credeva. Quella Gege faceva il lavoro e lei faceva in 3 giorni e rimase tanto contenta, sorpresa di vedere che uscivano i panni puliti dopo un'ora, ma usciva
Anche un'altra cosa, dice Hans Rosling con molta forza, vengono fuori i libri. Perché? La lavatrice fornisce tempo libero per le donne. Io me lo ricordo benissimo che mia mamma mi diceva sempre: un bogataggio fatto, mo camma fa, ma le gimme sono libere, va. Quindi io divento scrittore per il metodo della lavatrice. Perché c'è un passaggio culturale da mia mamma, liberata da quelle incombenze, a me. Questa cosa sta accadendo anche in India e in Bangladesh. Infatti, il tasso di alfabetizzazione femminile in quei paesi è il doppio di quello maschile, cioè le donne studiano, si laureano, fanno figli più tardi e soprattutto fanno anche campagne di contraccezione, cioè insomma occupiamoci anche noi del nostro corpo, non facciamo i figli perché ci sentiamo obbligati. Questa, diciamo, questa ondulazione, questa particolarità del mondo fa dire ai demografi che sicuramente arriveranno altri 2 miliardi di persone da qua al 2000. E 100, sì, 50-70, quindi insomma fra pochi anni. Quindi arriveremo a 10 miliardi di persone, 10 miliardi di persone. Da dove vengono queste persone? Non da noi, 1,5, non dall'India e Bangladesh, vengono da qua, perché qui le persone fanno ancora tanti figli, ne fanno 6 ancora le donne. Però prima 4 morivano per sfortuna, perché c'erano gli antibiotici, perché la qualità della vita era bassissima. Adesso ne muoiono soltanto 2, ma la popolazione si raddoppia. Quindi una delle soluzioni per fermare la crescita esponenziale della popolazione è portare queste persone fuori dalla fame. Questo è l'impegno che dovrebbe essere condiviso da tutti, un impegno collettivo, un grande sogno: portiamo le persone fuori dalla fame. Facciamoli avvicinare a noi, così si faranno meno figli e si fermeremo a 10 miliardi. Bene, quali sono i problemi di questo mondo? Beh, alcuni lo sappiamo. Qua parliamo per grandi numeri, ovviamente. Qua diciamo che siamo tutti benestanti, ma se noi esaminiamo questa tazzina, beh, vediamo che ci sono zone di sottoproduzione, sottosviluppo, di miseria, mica è tutto rose e fiori. Sappiamo anche, ma questa insomma è un'opinione personale, che il sistema economico presenta delle fallacie, non è che funziona sempre bene, non è che garantisce il benessere a tutti. Probabilmente dovremmo integrarlo nel prossimo futuro del sistema economico, perché così sta mostrando un notevole affanno. E l'altra questione è appunto come facciamo a produrre cibo per 10 miliardi di persone in un mondo che sta vedendo pian piano le risorse scendere così, anno dopo anno, drammaticamente. Come facciamo dunque a soddisfare le esigenze crescenti della popolazione? Popolazione, ripeto, che in gran parte è africana e asiatica. Noi siamo 1 miliardo scarsi di cittadini americani, 1 miliardo scarsi di cittadini europei, 2 miliardi di africani e 5 di asiatici in questo momento. Quindi è un mondo di colori completamente diversi dal nostro. È un mondo che va conosciuto, amato, in nome proprio delle diversità. Altrimenti, se alziamo i muri, siamo anche stupidi, perché siamo in netto svantaggio rispetto a quel mondo. Quindi è un mondo che va conosciuto ancora meglio, lo scambio di sapere in questo caso è veramente tanto utile. Ma come facciamo? Sembra quasi che andiamo nel panico subito, la popolazione crescerà e le risorse finiranno. Come facciamo? Ecco, in realtà ci sono delle buone notizie. E le buone notizie sono queste. E qui poi vado a concludere. La buona notizia è che noi abbiamo, grazie all'innovazione tecnologica, una nuova cassetta degli attrezzi, che è questa qui che vi faccio vedere. Eccola qua. Una nuova cassetta degli attrezzi, un bel contenitore, dentro ci sono degli strumenti efficaci per risparmiare risorse e mantenere la produzione.
Questa cassetta degli attrezzi con questi bei bordi si chiama sostenibilità. Alcuni la chiamano biologico, cercando di identificare un tipo di produzione che garantisca il buon uso delle risorse e soddisfi anche le esigenze di produzione. Ci sono un sacco di strumenti qua dentro, non ce n'è soltanto uno, perché sarebbe un peccato se ci fosse un solo strumento. Il mondo è diverso, gli strumenti devono essere diversi. Però, per esempio, due strumenti ve li voglio dire. Il primo si chiama agricoltura di precisione, il secondo sono le biotecnologie sostenibili. Cos'è l'agricoltura di precisione? Farvi un esempio, questo è un campo agricolo. Quando io stavo a Portici, ad Agraria, dove ho studiato, andavo per campi, 84-85, e dovevo concimare, oppure dovevo proteggere alcune culture dall'attacco di patogeni o insetti, usavo una specie di manuale in cui c'era scritto tutto. Metti 150 kg di azoto in un ettaro di terreno, proteggi la pianta seguendo un calendario e fornendo anticrittogamici a una data stabilita. Quindi io sprecavo un po' le risorse e soprattutto mi dicevo, ma sapete che c'è? Se un chilo di azoto funziona, ma io ce ne metto due, è meglio. E no, questo era lo sbaglio. Perché? Perché io non conoscevo bene il mio terreno, non conoscevo bene il mio campo. Pensavo fosse un blocco unico. E invece non è un blocco unico. Se noi andiamo a guardare bene con i nuovi strumenti, possiamo vedere che magari in questa parte c'è tanto azoto, tanto fosforo e tanto potassio, che ce ne metto a fare un chilo? Completamente inutile. Qua invece non ce n'è, perché, ma guarda, c'è un torrente sotterraneo che porta via un po' di risorse, quindi qua non c'è niente. Ok, e qua ce n'è, no, siamo a metà. E allora, se qua non ce n'è, qua ce n'è a metà, io posso fare in modo che la mia macchina che distribuisco il letame legga il campo e distribuisca il concime là dove non c'è, ma non lo distribuisca dove c'è, perché già c'è, appunto, che io vado a dover fare. Questo modo di fare agricoltura si chiama agricoltura di precisione. La precisione significa l'osservazione puntuale di tutto il campo per capire cosa manca, cosa devo dare, cosa c'è e posso evitare di dare. Ci sono tanti strumenti per svolgere una buona agricoltura di precisione, il più famoso di tutti è il cellulare. Col cellulare possiamo controllare il nostro campo è riflesso nel cellulare. Il cellulare ci può dire, tramite i soliti algoritmi, se quella pianta necessita di agrofarmaci perché è in corso un attacco parassitario. Questo non significa che l'agricoltore non conta più niente, è tutt'altro. L'agricoltore è una figura importantissima, è lui che tiene il cellulare. Ci avrà un doppio sguardo, il suo sguardo, cioè l'esperienza diretta fondamentale, verrà amplificata dalla tecnologia. Come dire, io sono capace di vedere e chiedo aiuto a una tecnologia che mi fa stravedere di più. Agricoltura di precisione. Secondo strumento che abbiamo a disposizione sono le biotecnologie sostenibili. Che significa? Significa che conosciamo meglio il DNA della pianta, cioè questa macromolecola bellissima, stupefacente, in cui sono contenute tutte le informazioni utili per la costruzione della pianta, di tutti noi, insomma. Bene, sappiamo anche che alcuni funghi, faccio un esempio specifico sul vino, riescono a penetrare nelle foglie della vite distruggendole. Come possiamo fare per evitare ciò? Attualmente usiamo sostanze chimiche, sia quando facciamo agricoltura biologica, sia quando pratichiamo agricoltura convenzionale, sempre sostanze chimiche usiamo. Il rame, per esempio, che è un anticrittogamo, un ottimo anticrittogamo, viene usato sia in agricoltura biologica sia in agricoltura convenzionale, perché limita lo sviluppo del fungo, delle ife del fungo.
Quindi vedete, utilizziamo comunque sostanze chimiche. Si potrebbe usare sempre di meno, ma certo che si può fare. Perché? Studiando come il fungo agisce sulla pianta. Il fungo agisce in questo modo. La pianta presenta delle fessure, insomma, delle porte d'accesso, delle porte d'entrata, delle serrature. Il fungo cerca la sua serratura ed entra. Una volta che è entrato, comincia a diffondersi. Ma se noi chiudessimo la serratura, cioè la porta d'entrata, si può fare? Certo che si può fare, perché questa porta d'entrata è regolata da un gene. Se noi silenziassimo quel gene e impedissimo la formazione di questa porta, certo, una buona idea, ci proviamo. Sì, una tecnica che si chiama CRISPR-Cas consente di silenziare il gene, di modo che la porta si gira e il fungo non entra più. Attualmente quasi il 60% degli anticrittogamici che noi usiamo li utilizziamo proprio sulla vite, che è una cultura sopraffine, insomma ci dà tanta allegria e anche un buon reddito, però insomma, mettiamo anche tanta chimica, utilizziamo tanta chimica, che non è un peccato, ma se ne utilizziamo di meno è meglio per tutti. E dunque un modo per limitare l'uso della chimica oltre alla cultura di pressione è proprio questo, delle biotecnologie sostenibili. Ce la possiamo fare? Penso di sì, sono speranzoso. E secondo me dobbiamo farlo anche per rispettare la memoria di mio nonno e dei vostri nonni. In fondo, mio nonno con quel vestito della festa è andato anche dai tecnici agrari che all'epoca venivano con le cattedre ambulanti in paese a sentire cosa volevano, che cosa volevano proporre. Per lui la cultura era una cosa sacra. Si vestiva bene come quando andava al matrimonio o in chiesa, si vestiva bene. Quella era la cultura, la cosa che serviva. Lui era ignorante, ma voleva imparare. Se adesso mio nonno e i vostri nonni si risvegliassero e trovassero questo pianeta meraviglioso, pieno di benessere, beh, sarebbero molto contenti, ma vorrebbero dare una mano. E la mano è, beh, miglioriamolo ancora, non fermiamoci qua, perché i danni ci sono, i disagi ci sono. Come possiamo fare a migliorare questo posto per renderlo ancora migliore? Direbbe, guardate, prendete il testimone di noi vecchi, e portatelo avanti, portatelo avanti. Quindi, in fondo, il nostro compito è guardarsi dietro, guardare dietro, prendere quanto di meglio il passato ci ha consegnato e portarlo avanti. Con questo semplice gesto, guardate, mi prendo un testimone e lo porto avanti, noi possiamo migliorare il mondo. Naturalmente, tutto ciò richiede studio, competenza e capacità di spiegare al cittadino che ha dei dubbi legittimi, cosa cavolo fanno i genetisti, i chimici nel loro laboratorio. È un doppio sguardo. Io ti spiego, tu cerca di essere un po' curioso e anche tu dammi una mano a prendere questo testimone e a portarlo avanti. E questo, secondo me, se lo faremo, io spero di sì, saremo, insomma, se lo faremo i nostri nonni ci saranno grati, qualora dovessero svegliarsi. Troverebbero appunto un mondo più bello di quello che hanno lasciato. E stessa cosa dobbiamo fare noi per i nostri nipoti. E questo è il passaggio. Quindi speriamo adesso di arrivare a un MasterChef sostenibile da qui ai prossimi anni. Va bene, mi fermo qui. Grazie. No, grazie a te Antonio, grazie a te perché io starei ad ascoltarti per ore. Mi hai spiegato veramente secoli, anzi millenni di storia agroalimentare che inevitabilmente fa parte della nostra cultura, anche perché la prima cosa che mi viene in mente è che loro avevano la necessità, ma non avevano i mezzi. Noi abbiamo tutti i mezzi, ma è Certo. come se ci mancasse la necessità di farlo, ma non che non lo sappiamo, perché magari ce ne rendiamo pure conto, ma la prima domanda che vorrei farti, Sì. secondo te, perché allora non lo facciamo? Perché abbiamo tutte queste resistenze a passare a un modo di produrre che possa essere, a un modo di consumare che possa andare
dalle macchine elettriche oppure a, appunto all'agricoltura di precisione? Cioè, perché non le attiviamo queste cose, secondo te? Guarda, in realtà lo stiamo facendo, soltanto che magari il cittadino non lo sa, cioè non lo sa bene, oppure gli arrivano delle informazioni e queste informazioni lo spaventano e quindi il cittadino si ritrae e preferisce utilizzare le cose che già conosce. Io non penso quasi mai sia colpa del cittadino, perché il cittadino vuole il meglio e anche buona volontà, per capirlo. La colpa è anche un po' del raccordo, cioè dei mass media, che spesso utilizzano titoli o fanno trasmissioni o spiegano le cose in maniera molto semplificata e spesso mettendo in luce più i pochi difetti e nascondendo i tanti pregi. Dunque abbiamo una visione sempre quasi distorta delle cose dell'agricoltura. Su questo si aggancia anche un altro fattore importante, un fattore psicologico. Il cibo è sacro per tutti, cioè non è la macchina, è una cosa sacra il cibo, cioè ci teniamo, per noi il cibo è una cosa che viene da un'antica tradizione, quella tradizione è piena di affetti, di amore, quindi ci teniamo che quella cosa si conservi. Solo che anche il cibo si modifica fortunatamente, nessun cibo che noi mangiamo era presente 40, 50, 60 anni fa. L'abbiamo ottenuto col miglioramento, ma è giusto che sia così. Solo che per le cose agricole siamo spaventati da un miglioramento, per le altre cose no, ma in fondo se vi dicessi ma volete farvi operare da un dentista degli anni 50, 40 o da un dentista moderno? Ma chi è il pazzo che dice no, degli anni 40, l'anestesia che non funziona, si pazza. Se diciamo preferite il cibo dei contadini una volta o il cibo di oggi, chi è che dice il cibo di oggi? Uno dice, beh, il cibo di una volta era migliore. Non era migliore il cibo di una volta, anzi forse era peggiore e lo sapevamo che era peggiore, perciò l'abbiamo migliorato e dobbiamo andare avanti con il miglioramento. A proposito di quello che dicevi anche dei mass media, e poi intanto vorrei lasciare anche la parola ai ragazzi, sì, se certo, hanno delle domande da fare, anche perché questa nostra chiacchierata riguarda direttamente loro. A proposito dei mass media, dell'informazione, di quello che viene percepito, per esempio adesso è attualissimo, no? Ci troviamo in questo periodo di pandemia, e appunto si è trovata una soluzione, si è trovato il vaccino per il virus, scusami, si è trovato appunto il vaccino per il virus, ma c'è molta titubanza da parte delle persone, anche se questa, mi sembra che Burioni aveva definito questa scoperta in così poco tempo come l'uomo che va sulla luna. Perché se una cosa è così bella poi dall'altra parte appunto c'è questa resistenza, perché non viene comunicata nel modo giusto ai cittadini che appunto, come dicevi tu, non hanno colpa? Sì, in parte è vero, in parte, come ti dicevo, c'è una paura atavica che è difficile da estirpare completamente, no? In fondo questo è un vaccino di tipo nuovo e pensiamo che sia un vaccino pericoloso, perché è nuovo, in realtà è più preciso, frutto di anni di studio, di competenza, di ricerche, spesso fatte da persone che si sono dedicate soltanto a questo, a tutta la vita, in un laboratorio, chi li conosceva, ma chi li sapeva? Noi conosciamo gli influencer, non conosciamo le persone che lavorano per migliorare la tecnologia dei cellulari. La stessa cosa accade con le scoperte scientifiche. Questo vaccino è utilissimo, io non vedo l'ora di farmelo, io non ce la faccio più a star chiuso, fatemi uscire in sicurezza e voglio farmi il vaccino, voglio continuare a vivere come ho vissuto fino adesso, voglio incontrare persone, parlare, guardare negli occhi, guardare la bocca che si muove, insomma, abbracciarle. Ah sì, che bello, finalmente. Naturalmente abbiamo questa soluzione, questo è veramente una grande soluzione. Nessuno pensava che nel giro di 8 mesi tutte le intelligenze del mondo si riunissero e amplificassero la conoscenza al punto che siamo riusciti a ottenere questo vaccino. Ecco, la cosa che dobbiamo fare per
portare le persone fuori dalla povertà e migliorare il mondo non si può fare da soli. Bisogna chiedere aiuto agli altri, bisogna ascoltare gli altri di cosa hanno bisogno e cercare di dargli una mano. Non diamo una mano soltanto a loro, diamo una mano a noi. Siamo anche un po' cinici. Non lo faccio per te, lo faccio anche per salvare Cioè. me. Mettiamola così, questa è la barca, questa è la materia, troppe persone la fanno affondare, cerchiamo di vivere al meglio la vita che ci spetta di vivere su questa barca. L'unico modo che possiamo fare, che possiamo utilizzare per ottenere appunto è farlo in maniera sostenibile e innovativa. L'innovazione costa, è frutto di ricerca e quindi va sostenuta, spinta, divulgata. Assolutamente, assolutamente, anche perché forse proprio questo virus ci dice che dobbiamo un attimo metterci più in linea con il mondo, con la natura, con il nostro ecosistema e quindi Certo, appunto certo. invece di 2 chili di azoto lì dove non ce ne vuole magari appunto non inserirlo. Certo, Io vorrei chiedere ai ragazzi innanzitutto di accendere le telecamere perché non li vedo, non fa niente se state in pigiama ragazzi, non vi preoccupate, ci andate bene anche così. E vorrei quindi innanzitutto vedere i ragazzi, li sto cercando, accendete le telecamere e poi appunto se ci sono domande, altrimenti continuo io, che ho giusto un altro paio di domande per Antonio. Tra l'altro, intanto che i ragazzi accendono le telecamere, c'era una frase che ho letto in una tua intervista. Ah, ecco, c'è Giulia che vorrebbe fare la domanda. Allora, Giulia, vai, lascio a te la parola e poi dopo concludo io. ok, buongiorno, grazie. Allora, io vorrei fare due domande. Allora, la prima, vabbè, il filo conduttore di questo nostro incontro riguarda appunto l'agricoltura sostenibile. Io a questo punto vorrei chiedere quale contributo in positivo e negativo in questo discorso possono avere le OGM, visto che, diciamo, tra virgolette, spesso se ne parla, ma quasi sempre in maniera molto negativa, magari anche a scuola, sui libri di geografia c'è sempre un piccolo paragrafetto su queste OGM, però leggo sempre che, insomma, non sono molto ben accettate, infatti anche in Europa, se non erro, non ci sono proprio, comunque sono pochissimi i casi di OGM, quindi ne vorrei approfittare anche magari per avere qualche delucidazione rispetto a esse. E poi una seconda domanda, sempre in virtù dell'agricoltura sostenibile, prima abbiamo parlato dell'utilizzo delle sostanze chimiche che possono essere di ausilio, però si può fare agricoltura sostenibile con queste o comunque in un territorio che si parla spesso di inquinamento, l'acqua inquinata, l'aria inquinata, il territorio inquinato? E quindi davvero è fattibile un'agricoltura sostenibile con questi presupposti, visto che poi molto spesso magari queste sostanze chimiche sono utilizzate in maniera negativa, perché magari a gennaio vado dal fruttivendolo, trovo già tipo le fragole oppure dei frutti che hanno delle misure sproporzionate, che magari esteticamente sono bellissime, perché lo ammetto, io se vedo una bella pesca, bella grande, è ovvio che mi attira maggiormente rispetto a quella piccolina, però poi mi rendo conto, cioè io non sono intollerante a nulla, però per esempio quando mangio a volte le pesche, devo dire la verità, ne sento un fastidio. Tipo magari le papille gustative mi danno un po' fastidio, quindi mi rendo conto a questo punto che forse queste sostanze chimiche non sono utilizzate realmente per questo obiettivo sostenibile. Quindi queste sono le mie domande. Giulia, grazie. Sono tutti dubbi legittimi e che nel tempo, di volta in volta, ho avuto anch'io. Cominciamo dalle fragole, perché è la cosa più interessante che mi è capitata di ascoltare. Tu, Giulia, sei giovanissima, ma ai miei tempi, negli anni Ottanta, le fragole si mangiavano soltanto da marzo. Guarda, a giugno ci arrivavi proprio in maniera forzata. Ora, invece, come hai detto tu, le puoi trovare anche adesso le fragole, eh? Infatti, È vero, le trovi? ma Sì. infatti io a Le volte vado, cioè anche le ciliegie, cioè io ho visto ciliegie. qualche volta le ciliegie, rimasta uno di Le ciliegie non arrivano dal nostro continente, arrivano dall'altro emisfero perché lì è stagione di ciliegie e quindi le portano qui. E la stessa cosa capita a noi qualche volta che le esportiamo nell'altro emisfero d'estate. Quindi loro se le mangiano fuori stagione per loro, ma in stagione per noi. Comunque, le fragole, la cosa interessante è che sono invece un prodotto italiano, tutte. Cioè, adesso ti stai mangiando delle fragole che probabilmente vengono dal Veneto o dal Trentino. Ti spiego: la fragola è una pianta che fiorisce una volta che ha assorbito molte ore di freddo. È come se avesse un contatore che conta le ore di freddo. Quanto ha avuto la sveglia, fiorisce. È un fenomeno straordinario della natura. Le
le piante sono sensibili o al fotoperiodo, cioè alla luce, o al freddo. La favola col freddo. Allora, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso delle piantine molto piccole e le abbiamo fatte prendere freddo, ore in freddo si dice, dove o nei Pirenei, cioè tra Francia e Spagna, gli fa più freddo, o in Polonia, dove fa più freddo. Dopodiché, appena arriva poi la prima foglia della fragola, la prima foglia, le surgelano, cioè a bassa temperatura, e ce le danno a noi. Noi le scongeliamo, le mettiamo a cultura e quindi abbiamo un prodotto italiano, anche se la fragola, diciamo, ha preso freddo all'estero, poi l'abbiamo preso noi e quindi mangiamo fragole italiane. In questo modo possiamo mangiare fragole tutto l'anno. Ora, la fragola è una cultura difficile da migliorare, lo sai? Perché ha delle cose difficili di aroma, difficile da migliorare. Quindi è vero che a volte sono grandi e non sanno di niente, è vero, perché sono un po' difficili da migliorare, ma man mano stanno uscendo le varietà di fragole molto saporite, come per esempio la candonga, una varietà spagnola che si coltiva nel Metaponto. Questa varietà, per esempio, che si mangia intorno a febbraio-marzo, è molto buona. Ma anche le altre stanno parecchio migliorando, ma sono fragole italiane e tu le puoi mangiare tutto l'anno. Questo ha un vantaggio, sai perché? Perché se io e te fossimo produttori di fragole, ci mettiamo d'accordo, tu le fai a febbraio, io a marzo, alla fine però stiamo sul mercato con lo stesso prodotto. e negli altri mesi che facciamo? E negli altri mesi non facciamo niente, o coltiviamo un'altra roba. Invece in questo modo possiamo differenziare l'offerta e offrire al cittadino più prodotto, cioè lo stesso prodotto in più fasi dell'anno, quindi è un vantaggio. Naturalmente se la miglioriamo ancora la fragola è anche meglio. Ora, per quanto riguarda le sostanze chimiche, il problema è sempre questo: a tutti piacerebbe fare un'agricoltura senza chimica. Quando uno dice io non metto niente sulla pianta, insomma, abbiamo una soddisfazione, è bella, su come natura crea, io me la mangio. Purtroppo non si può fare, sai perché, Giulia? Perché il pomodoro, la pesca piace a te, a me e pure agli insetti, mannaggia la miseria, piace pure a loro. Quindi dobbiamo un po' combatterli. Come si fa? Sostanze chimiche. All'inizio erano molto tossiche e si usavano in abbondanza. Pensa che i primi agrofarmaci erano a base di arsenico, l'arsenico, mamma mia, capito? Si parla all'inizio del Novecento. Poi, grazie anche alla sensibilità, diciamo, di persone che come te si fanno delle domande, sono fatte tanti anni fa, la chimica ha fatto dei passi avanti, cioè i principi attivi che oggi si mettono sono veramente a bassissimo impatto. E anche se se ne mettono tanti, perché a volte c'è bisogno purtroppo, non danno problemi. Se lo fai bene non ti dà problemi, ma quella cosa che tu dici io la capisco benissimo, perché se posso ancora migliorare, ma perché non devo farlo? Cioè, se io posso migliorare il dosaggio, perché non posso farlo? Allora, guarda, ti faccio un esempio che, insomma, io penso che sia, possa essere efficace. Nel 1920, quindi negli otteri erano nati, anche i miei genitori, dei scienziati giapponesi studiarono un batterio, si chiamava il Bacillus thuringiensis. Guarda, questo batterio è microscopico, a forma di bastoncino, così. Ok. Che cosa hanno visto in questo batterio? Questo batterio produce delle tossine, per proteggersi quando va in quiescenza. Queste tossine uccidono gli insetti. Hanno studiato questo batterio e hanno visto che le tossine a noi non ci fanno niente, ma proprio niente, perché è perché si attivano in ambiente alcalino, quindi pH superiore a 7. Noi che abbiamo lo stomaco, che è acido, quindi appena entra nello stomaco si distruggono, e il nostro intestino non c'ha il recettore, quindi non aggancia la tossina. Gli insetti invece hanno un apparato digerente alcalino, quindi muoiono subito, e hanno anche i recettori. Quindi questo batterio, il Bacillus thuringiensis, è diventato il principe dell'agricoltura biologica. Oggi tu hai fatto agricoltura biologica. Abbiamo un problema con Antonio, credo.
Sì, credo. Sì, abbiamo un problema con Antonio che si è disconnesso. Intanto allora aspettiamo. Voi ci siete ancora? Sì, eccoli, vi vedo. Quindi è solamente Antonio. Aspettiamo un attimo. Eccoci qua. Antonio, eccoti. Ok, dove siete rimasti? Agricoltura biologica. Ok, agricoltura biologica. Ok, va bene. Quindi voi tendete il Bacillus thuringiensis, che è il principe degli agrofarmaci biologici. Però dovete sempre andare in campo per spruzzarlo. Quindi lo mettete sul trattore, passate in mezzo ai filari e lo spruzzate. Questo dovete fare. Scusate, ma se io prendo il gene del batterio che produce la tossina e la metto in una pianta, la pianta stessa produrrà quella spora, quella tossina che uccide il batterio ma non me. Scusa, io non vado più in campo a buttare l'agrofarmaco e con una dose ancora minore rispetto a quella che butto ottengo un gran risultato, perché soltanto l'insetto che mangia quel prodotto muore, ma la coccinella che non mangia il mais, per esempio, non mangia il frutto, la coccinella è un insetto utile perché mangia altri insetti, non muore. Questo si può fare con la tecnologia del DNA ricombinante, cioè prendo un pezzo di un gene e lo trasferisco in un'altra pianta. Si chiamano organismi geneticamente modificati. Io non so chi mai ha trovato questo brutto acronimo perché fa paura soltanto a pronunciarlo. È invece una tecnica innovativissima che nasce, guarda caso, dal pensiero bio. Sono i bio che hanno detto, ma io meno uso, meglio è, come dobbiamo fare? Soltanto che poi alla fine, per una serie di dibattiti sbagliati, sono stati visti come strumenti pericolosi. All'inizio li faceva la ricerca pubblica, cioè li facevano le università italiane, che curavano naturalmente le nostre colture. E adesso invece, con il divieto di usarli, li fanno soltanto poche multinazionali, che naturalmente, dovendo investire tanti soldi, anche perché i controlli sono molto sono eccessivi e costosi, alla fine investono su altre culture che non sono le nostre, il mais, la soia per esempio, ma queste operazioni possono fare anche sulla mela, anche sulle nostre mele locali. Basterebbe appunto che i cittadini fossero un po' più informati, un po' più curiosi e che non fossero sempre spaventati. Però appunto è una tecnica tra le tante, non è la sola tecnica, cioè sono tante tecniche che si possono usare. Grazie mille. A te, Giulia, grazie. Grazie a te, Giulia. E se ci sono altre domande da altri ragazzi, altrimenti vado io con l'ultima osservazione che volevo fare ad Antonio. Ok, allora Antonio, a proposito proprio di quello che hai detto, io ti volevo chiedere quali iniziative si possono attuare per sensibilizzare gli altri, ma soprattutto il target di giovani, che saranno quelli che appunto poi raccoglieranno l'eredità di tuo nonno e che produrranno appunto i cibi del futuro. Guarda, ci sono tanti giovani divulgatori bravissimi che non stanno sui canali tradizionali, cioè sui giornali, che i giovani fortunatamente non leggono più, ma vedono altre cose, vedono YouTube, hanno i canali loro, e beh, su questi canali sono giovanissimi biologi, genetisti, che spiegano molto meglio di me le possibilità che abbiamo a disposizione. Ripeto, non ce n'è una soltanto, ce ne sono davvero tantissime, e ognuno che arriva in campo può offrire la sua idea. Questa è la cosa bella, non è detto che soltanto la mia idea possa essere valida, ci sono tante altre. L'importante è che tutti questi strumenti vengano testati, perché alcuni sono soltanto belli a parole e quindi vabbè, ne parliamo, ma che bello, ma quando li vai a provare in campo non funziona niente, e quindi a chi li facciamo a fare? Altri sono meno belli a parole ma molto efficaci in campo. Quindi il problema è come possiamo tutti noi andare nei laboratori, capire che cosa succede in un laboratorio e come possiamo partecipare al processo di controllo di uno strumento. Perché il problema è quello, abbiamo paura perché dice ma chi è questo che mi dà studio? Ma chi lo conosce? Io conosco mio nonno, mio zio, mi dà la mela, mi fido, ma chi conosce questa qui? Ecco, il problema di conoscenza, come fare a
conoscere le persone che producono gli strumenti. Quindi un po' è responsabilità di chi li produce, di mettere in piazza in maniera trasparente, ben illuminata, lo strumento prodotto. D'altra parte, responsabilità del cittadino deve essere un po' curioso e senza pregiudizi andare a vedere di cosa si tratta. Capire, dare un contributo, ti faccio delle domande, perché tu mi devi fare una bella spiegazione. Io voglio capire con che metodo tu arrivi a dire questa cosa. Se lo capisco, poi mi fido e vado avanti, appunto. Assolutamente, però sembra sempre che ci sia un po' di resistenza rispetto a queste cose. Pensavo anche appunto a quello che è successo con l'app Immuni, cioè che in un'epoca in cui noi diamo i nostri dati per qualsiasi applicazione, andiamo a scaricare sul nostro cellulare, con l'app Immuni c'è stata tutta una discussione su che fine fanno quei dati, io non mi registro perché non voglio dare i miei dati, quindi come dicevi tu prima, penso sempre che sia un discorso di informazione, di giusta informazione, cioè se i mass media sostengono questo il tuo ragionamento e tutti i divulgatori, penso che alla fine anche noi cittadini un po' più reticenti ci apriamo volentieri a questa... Guarda, io ce l'ho, eccola qua. Ce l'ho anch'io. Io ce l'ho, e, insomma, esco poco naturalmente, però insomma la uso. Perché penso che possa proteggere un altro può proteggere me. Esatto. Poi, insomma, il metodo che hanno trovato è molto più sicuro di tanti altri e rispettoso della privacy di tanti altri metodi che giornalmente usiamo, perché non ci garantiscono lo stesso risultato. La stessa WhatsApp che uso in continuazione in maniera come un forsennato, Messenger o Telegram hanno problemi di privacy, lo sappiamo tutti. Allora, se devo avere problemi di privacy, preferisco almeno fare un po' di bene alle persone, esatto. E che l'altro sono lo faccio a me, perché io non sono un altruista puro, io sono sostenitore che l'egoismo sia una versione meno nobile dell'altruismo, l'altruismo è una versione più nobile dell'egoismo, ma alla fine faccio un piacere a te sperando che tu me ne renda merito un giorno. È la stessa cosa che io vorrei che si capisse, cioè io non faccio un piacere a un migrante così, io lo faccio con la speranza che quando sarò io a emigrare o i miei figli a emigrare non vengo trattato in maniera disumana e vengo trattato in maniera più giusta e onesta. Ecco, tutto qui il problema è capire che lo scambio è importantissimo per la conoscenza. In un mondo così complesso tu non puoi fare tutto, devi affidarti un poco, puoi imparare a scambiare le informazioni e controllare la tua parte, e insieme poi possiamo vedere l'effetto che fa quello strumento. Questo lo possiamo fare. Però rispetto agli anni passati stiamo migliorando su tante altre cose, solo che prevale una versione pessimistica ad oltranza. Il pessimismo, guarda, secondo me fa bene per alcune cose, perché alla fine, se tu pensi che la vita è insensata, non ha nessun senso, non c'è un al di là, siamo soli su questa terra, tu pensi questo alla fine, non sei neanche tanto ansioso per conquistare la felicità ogni momento. Perché quello è un'ansia, per essere felice, qui, ora, sempre. Però pensi che puoi aggiungere quanto ti capita a qualità alla tua vita. Questo lo penso. E puoi anche fare dei cambiamenti. In fondo stiamo aggiungendo tanti anni alla vita, ma non vita agli anni. Io penso che il pessimismo possa essere un buono strumento per godersi la vita e per migliorarla, a patto che non diventi troppo invadente, cioè a patto che diventi una leva per risolvere un problema e non una leva per buttarti a terra. Capito? Dobbiamo usarlo in un altro modo. Assolutamente. Antonio, allora io ti ringrazio. Sì, anche perché la mia saggezza è finita qua, non ho elementi saggistica da offrire, purtroppo. Penso che se andiamo a simularti usciranno fuori tante altre belle cose, ma ce le conserviamo per altre chiacchierate. Io voglio chiudere con una tua citazione presa da una tua intervista che mi è piaciuta veramente tanto, dove tu dici: chissà quando cominceremo, metaforicamente parlando, a dimenticare i sapori delle nonne e penseremo ai sapori che i nostri nipoti potranno assaggiare. Sì, sì, certo, nel senso che poi voglio dire, non è vero che la nonna è soltanto
elemento di disturbo. Le nonne pensano ai nipoti, e questo voglio dire. Certo. Cioè, le nonne pensano ai nipoti, quindi non voglio buttare tutto il contrario. No, assolutamente. Anche assolutamente. I nipoti pensano a prendere delle cose alle nonne, ma a portarle avanti, cioè non rimanere in quel circolo chiuso, esatto, che diventa un circolo vizioso. Invece deve essere virtuoso, prendo e porto avanti. Assolutamente, assolutamente d'accordo. Allora, grazie Antonio, grazie a tutti i ragazzi che sono intervenuti, grazie a Bayer che in collaborazione con Giffoni ci ha dato la possibilità di fare questa masterclass, e un abbraccio sperando di abbracciarci presto dal vivo. Assolutamente, a presto ragazzi. A presto, ciao. Bocca al lupo e buona giornata. E viva il lupo, sempre. Sempre.